Siamo con Silvia Vallone, qui a Matera, ospite della Libreria di Giulio per la presentazione del suo secondo romanzo, Marina Bellezza. Lei è stata un esordiente con un successo strepitoso, secondo posto premio Strega, premio Campiello, una serie di altri premi con Acciaio. Adesso è tornata in libreria con Marina Bellezza, un romanzo che ha avuto molte definizioni, romanzo generazionale, una grande storia d'amore o ancora il riscatto della provincia che vede tornare i suoi figli. Lei quale di queste definizioni preferisce? Beh, in realtà tutte insieme, nel senso che è vero che io ci tenevo a raccontare una storia di reazione. La reazione passa anche attraverso i sentimenti, quindi è una storia d'amore, ma è anche la storia di una generazione di ragazzi che cercano di rimanere in Italia e di salvare la bellezza italiana, di rilanciarla, di trovare nuove strade, un nuovo futuro, che è quello che meritano. Ecco, tra i due personaggi principali sono Marina e Andrea. Quale le somiglia di più? Anche se sono ovviamente due opposti. Beh, in realtà sono due opposti perché desiderano cose molto diverse. Da una parte Marina insegue il successo, è una cantante, ha una voce straordinaria, desidera vincere Sanremo, e dall'altra invece Andrea desidera apparentemente l'opposto, cioè ritirarsi sul suo confine, comprare 15 mucche e sfidare la crisi ritornando alla terra. In realtà hanno la stessa fame di futuro, la stessa determinazione, quindi sono molto simili. Io sono, diciamo, amica di entrambi, tifo per entrambi, però sono un po' la loro mamma, ecco, non mi identifico con nessuno dei due. Ecco, lei ha parlato di ritorno alla terra, quindi un po' un ritorno alle origini, una riscoperta della provincia. È possibile per un giovane del 2014 tutto questo o bisogna per forza lasciare l'Italia, abbandonare le proprie radici? No, io penso che sia assolutamente possibile, perché ho incontrato tante storie reali di ragazzi che anche da soli, anche senza aiuti, con una grande testardaggine, un grande coraggio quasi eroico, sfidano questo momento difficile riappropriandosi delle bellezze italiane, che sono tantissime, che sono nei paesaggi, sono nei beni culturali. Siamo a Matera, quindi ecco, siamo nel posto giusto, ma sono anche nelle tante cose che sappiamo fare, dal pane ai formaggi, alla sartoria, c'è tutta un'arte nella nostra, nelle nostre radici, nella nostra storia, che può essere rilanciata verso il futuro. Quindi è una sfida difficile ma possibile. Ecco, lei ha definito Marina la vendetta personificata. Perché ha scelto un'eroina tendenzialmente antipatica? Beh, perché tutte le eroine dei romanzi che ho amato lo sono, da Madame Bovary a Anna Karenina, Lolita, perché sono personaggi femminili che comunque incarnano le contraddizioni del nostro tempo, anche quello che non ci piace. Cioè Marina rispecchia anche un'Italia che ci dà fastidio eppure ci appartiene, ma cova l'Italia nuova, ecco, ed è per questo che io la difendo. Ma è fatta di scelte, che è ben diverso. Quando uno prende una scelta, è importante che lo faccia liberamente.